Un'opera sul segno della colonna, che per noi è il segno più evidente sia dell'architettura in generale, sia della nostra civiltà greco-latina, perché questa colonna è una colonna di ordine toscano, è un monumento all'architettura e nello stesso tempo è una derisione del monumento, perché questa colonna fatta in metallo e che potrebbe sembrare eterna è caduta, e sulla base c'è una scritta che dice "Exegi monumentum aere perennius", è una citazione di Orazio, che significa io ho fatto un'opera che durerà più del metallo. È un gioco sul monumento e sulla perennità delle cose che, anche se sembrano eterne, sono sempre minacciate dal tempo. Per questa scultura specialmente abbiamo lavorato sull'idea della scenografia e c'è il gioco della riflessione anche del paesaggio attorno. Abbiamo scelto questa posizione per la colonna perché si trova fra due situazioni molto interessanti. Se si guarda di una parte, si trova confrontato a questa linea di alberi e questa linea di colline che sono un paesaggio di tipo naturale e senza età. E invece, se si guarda dall'altra parte, si trova in confronto col museo, con un'architettura molto datata nel tempo, cioè un'architettura del nostro tempo. Vogliamo sempre giocare sulla scala, facciamo delle cose sia molto più piccole della natura, tipo miniature, sia delle cose fuori scala, giganti, per dare sempre allo spettatore l'idea che si trova in un'altra dimensione, diciamo una dimensione poetica.